Una volta inviata una pratica di detrazione fiscale attraverso il portale dell'Enea, è possibile rettificarla? Sì, è possibile rettificare una pratica Enea, ma c'è un tempo limite per farlo. Il tempo limite è il 31 ottobre dell'anno successivo al termine dei lavori. Può capitare infatti che durante la compilazione di una pratica telematica per riqualificazione energetica sul portale dell'Enea tu possa sbagliare dei dati che possono essere legati al beneficiario, dei dati legati all'immobile, dei dati di calcolo nel momento in cui sei tu a dover effettuare dei calcoli sul risparmio energetico. Beh, questo non è un problema perché, se te ne accorgi, è sempre possibile modificare questi dati rientrando nella pratica proprio attraverso la funzione modifica presente sul portale dell'Enea. Questo può essere fatto entro il 31 ottobre dell'anno successivo all'ultimazione dei lavori. Ricordati che modificare una pratica significa in qualche modo annullarla e presentarne una nuova, quindi la vecchia pratica viene a tutti gli effetti annullata e viene presentata la nuova pratica Enea. L'email di conferma che ti arriva sulla posta elettronica che hai indicato se sei un tecnico intermediario riporterà il nuovo codice che certifica il fatto che quella pratica è stata effettivamente inviata e riporterà anche il codice della pratica che sostituiva precedentemente. Qual è il mio consiglio? Il mio consiglio è comunque stampare sia in PDF da tenere in archivio, sia cartacea la vecchia pratica e il vecchio codice che hai ottenuto attraverso l'invio telematico della pratica e conservare anche la nuova. Fornirle entrambi al tuo cliente in modo che nel caso venga effettuato un controllo da parte o dell'Agenzia delle Entrate o dell'Enea, tu abbia entrambe le pratiche. Questo per dimostrare a tutti gli effetti e in qualsiasi caso che il primo invio della pratica era stata fatta all'interno dei 90 giorni disponibili per l'invio telematico della pratica al termine dell'ultimazione dei lavori e che la seconda pratica che è stata inviata oltre i 90 giorni è stata a tutti gli effetti inviata come revisione di una precedente pratica, processo assolutamente validato dall'Enea. Quindi mi raccomando, conserva sempre sia la vecchia pratica che hai modificato che la nuova pratica. Non mi resta che salutarti e darti l'appuntamento al prossimo video.